Benvenuti al settimo video di MacBlog. Quest'oggi vedremo Microsoft Messenger per Mac. Si può scaricare tranquillamente da internet la versione per Mac. Per attivarlo, un attimo solo. Per entrare in Messenger bisogna andare su MSN. Eccomi, si è aperto. Allora, Messenger, Hotmail, MSN, Windows Live, benvenuti su MSN.it. Questo bisogna cliccare. Aspettate un attimo. Su. Ehi, perché non va? Ciao. Abbiamo cosa fare. Ho appena parlato con Walter. Stai bene? Allora, MSN. Sì. MSN. Non sembrava un semplice pratico. E questo. Certo, torniamo a tiziare col mattino. Ci sto pensando. Server is not. Il tizio sta uscendo con lui. No, da. Dovevo mettere il tizio lì. Beh, tu sarai uscita con lui il discorso. Ma dai, mi fa zombato. Ma scusate, perché? Non fare così come io. Scarica, no? Avevamo fatto un patto, non te lo ricordi? Niente, aspettate. Giusto. Non capisco perché. Mi ricordo. Andiamo su Singin. Guarda che non serve che voglio andare continuamente. Ecco qui. Facciamo su Singin e andiamo su iscriviti. E poi vi iscrivete. Beh. Al primo avvio di Microsoft Messenger dovrete inserire il vostro ID e la vostra password. E vi aprirà questa casella. Vi aprirà questa casella con tutti i vostri contatti. In linea 2, cioè quelli che, con cui possiamo chattare al momento. Per aggiungere un contatto si va su aggiungi, Messenger, Mac. E qua mettiamo l'ID di quello che vogliamo aggiungere. E qua mettiamo il video personale, nome, cognome, vabbè, e così. E aggiungiamo una persona. Invia Claudio o Gianni, quelli che sono in linea. Invia file sempre a quelli che stanno in linea per inviare file di tutti i generi. SMS, imposta indirizzo, cerca persone. No, mi sono sbagliato. Questo ancora non capisco bene come si fa a usarlo. E posta. Clicchiamo su posta e andiamo direttamente alla nostra posta. Aspettiamo. Ecco la nostra posta. Questa è la mia posta, vabbè, Apple ti presenta l'iPad. Poi guardate, Apple ti presenta l'iPad, Vodafone, uomo, Apple sempre, accessori di Apple, boh. E questo. Per Windows Live è tutto. Per Windows Live Messenger, ok. E per questo MacBlog è tutto. Alla prossima.